Buonasera a tutti, mi sono fermato in macchina perché devo fare un altro video, perché non riesco a capire una cosa. Vogliamo andare a riprenderci i nostri soldi o no? Cioè, o meglio, vogliamo andare là da questa gente? Cioè, vi sentite truffati, l'avete preso nel culo e però volete rimanere comunque sia ancora un attimino ad aspettare, aspettare, aspettare cosa? Non c'è più niente da aspettare, ragazzi, ormai non c'è più niente da aspettare. I crediti è da aprile barra maggio che non arrivano più, se non ai pochi eletti. Puoi comprare soltanto carciofini, prosciutti e roba del cazzo che costa il triplo e non avevi nessuna voglia di comprarli lì. Siamo entrati tutti dentro con la promessa che sarebbero stati accreditati su un provider quale inizialmente era eMoney e poi è diventato Paeta, e da lì si potevano trasferire su un conto corrente. È durato 3 mesi forse, e poi niente, 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 niente. Allora ti hanno detto: ma c'è Avium, abbiamo messo tutto su Avium. Su Avium non si può comprare un cazzo di nulla, sul Nexio Car non si può comprare un cazzo di nulla, l'assicurazione non si può fare, il travel non si può usare se non si paga con i nostri soldi. Vogliono ancora i nostri soldi. Ma non siete stanchi? Cioè, non vi siete rotti il cazzo veramente? Non avete voglia di andare là a dirglielo in faccia? Andiamo a Bussolengo, andiamo sotto gli uffici Nexio, andiamo in tanti lì sotto, in pace, senza aggredire fisicamente nessuno, senza offendere in maniera inappropriata nessuno. Chiamarli truffatori non è un'offesa, perché lo sono. Andiamo a dirglielo, andiamo a dirgli che ci siamo rotti il cazzo di essere presi per il culo, andiamo a dirgli: rivogliamo i nostri soldi, vogliamo fare pari con quello che ci dovete dare. Ma è normale, ragazzi, andare a fare una cosa del genere? È normale, cioè, se... perché non farlo? Perché non provarci? Perché non andare lì per arrivare a Bussolengo? Io abito a Firenze, ci sono 3 ore di macchina da qui, metto la mia macchina a disposizione per andare. Se siamo in tanti, mi propongo per noleggiare un autobus, 2 autobus, quanti siamo? Possiamo fare come punto di ritrovo Firenze, possiamo fare un'altra città, possiamo fare quello che vi pare. Scrivetemi in privato se volete andare, se siete con me per andare da queste persone. Non faremo niente di particolare, non aggrediremo fisicamente, anche se mi piacerebbe tanto farlo, perché mi piacerebbe veramente farlo, mi piacerebbe rompergli il muso a questi figli di puttana, perché questo sono figli di puttana, ma non si può fare. Noi dobbiamo andare lì in pace, senza fare niente di illecito, suonare il campanello, come è già stato fatto dal grande Paolo Gero, dirgli che siamo 50, 60, 70 qui sotto, che vogliamo parlare con l'amministratore delegato, con la Palumbo, con come si chiama, il pelato, insomma quel testa di minchia lì, ci vogliamo parlare. E poi il passo successivo è andare tutti insieme da un avvocato, se loro non vogliono risolvere le cose. Proviamoci, quanti siamo? Siamo 50, 60, i 50, 60 presenti quel giorno potrebbero avere il diritto di riuscire a recuperare qualcosa, perché potrebbe darsi, chi lo sa? Proviamoci noi, andiamo là, se come è probabile, come ci immaginiamo, non otterremo niente, quantomeno avremo fatto un po' di rumore, avremo fatto capire a tanta gente chi sono queste persone. È poco in confronto a riavere quello che uno ha dato, però è tanto dal punto di vista umano e morale, perché mettiamo in guardia le persone. Non dobbiamo avere paura, abbiamo ragione, avete ragione. Cioè,
ci hanno messo, ce l'hanno messo nel culo, ce l'hanno truffato, ci hanno fatto truffare i nostri cari, ci hanno fatto ingannare le persone a cui vogliamo bene, ci hanno fatto discutere, litigare. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma vogliamo ancora aspettare? Cioè, mi volete dire che voi volete ancora aspettare? Io no, io non voglio più aspettare, quindi vi chiedo in privato chi vuole venire, siamo già un bel gruppetto, chi si vuole aggregare venga, lo scriva in privato, ci mettiamo d'accordo per una data, per come fare, per come non fare e andiamo lì sotto con dei fischietti del cazzo, con degli striscioni, con qualsiasi cosa che possa far rumore. Avvertiamo il giorno che andiamo anche i vari striscia, le iene, chi più ne ha più ne metta, se vogliono raggiungerci ci raggiungano e vediamo, vediamo quello che succede. Ragazzi, è giusto stare lì sul gruppo a scrivere, a indignarsi, a ridere, a dire bastardi, tutto quello che volete, ma è il momento di agire. Cioè, che serva a qualcosa di concreto non lo so, ma sicuramente gli rompiamo il cazzo. Andiamo, un abbraccio a tutti.